Io voglio sapere, stasera devi venire a cinema, sì o no? Stasera? Che film fanno? Andiamo alla multisala e poi vediamo che film sta. Stasera? Come devo venire stasera? Perché? Cioè, io verrei, cioè... E mia suocera sta male. E quindi, diciamo, sta male se... Sta male? Mia suocera sta male. Sta male. E se io vengo sta male. Ah, sta male, se... Vabbè, noi dobbiamo ragionare pure di quel fatto. Amore, per piacere, vieni, perché penso che mamma stia morendo. Vabbè, tu inizi a piangere, io mo vengo. Dipende. Vai, inizia a piangere, mo vengo. Sto parlando con Cristiano, non è che dici che... Non ce ne va, domani andiamo al cinema. Allora, possiamo... Va bene? Ma io voglio concludere quello. E Don Franco sta? Buongiorno, scusa, dov'è la Salma? La Salma? Sì. È morto? Ma è morto o non è morto? Ma non è morto, sta morendo. Stiamo iniziando a piangere adesso. Ci vuole molto, perché io devo andare al cinema, scusate, non è che poi paghi i biglietti... Infatti pure noi stiamo pensando di andare, poi andiamo tutti... Allora, cioè, andiamo a piangere adesso e poi ce ne andiamo al cinema. Così ci prendiamo a piangere. Vediamo scoppiando da Mari, tu che prendi? Un'altra camomilla, nella speranza che funzioni, perché il nervosismo è tanto, è tanto. Un'altra camomilla? Sì. Ma non sono assai. Antonella, sto nervosa. I preparativi del matrimonio di tua figlia, sì, no? I preparativi del matrimonio della pizza. Mia figlia non si sposa più. Come non si sposa più? Oh, si sono lasciati. In procinto di sposarsi si lasciano. Sì, quando si è in presenza di certe cose bisogna lasciarsi. E chi è stato? L'ho voluto anch'io. Ah, non sono stati loro, ragazzi? Sì. Come non, non si possono tollerare certe cose, Antonella. Sembrava un bravo ragazzo, lui. Tranquillo. Vedi il termine giusto hai usato? Sembrava un bravo ragazzo. No. Era un maleducato bastaso. È vero. Assai. E che cosa faceva? Prendeva il caffè? Prendeva il tè? Sì. Girava tutto con la mano sinistra. Scusi, Mari, ma che cosa c'è di male? Antonella, come sarebbe che cosa c'è di male? Chiunque altro avrebbe usato il cucchiaino. Allora. Siete pronti? Dai, venite! Che tardi! Hop! C'è sta mattina? Andiamo! E tua moglie? Mia moglie, che c'è di mia moglie? Non viene? Non viene. Se ne da fa? No, mia moglie se ne è scappata. Madonna, se ne è scappata! Se ne è scappata, se ne è scappata col mio migliore amico! Madonna, che vilacchio! E chi è? Chi è? Io sinceramente non lo conosco. Però da oggi è diventato il mio migliore amico. Oh, non si trova facilmente, No. È proprio un amico. Bravo, bravo, tu sì che sei un uomo. Ma lo fatto un chiangon da sopra stomaco, che non ti dico. Vabbè, sì, sì. Lo devo ringraziare. Già pagano la pizza, già pagano la pizza. Sì, Margherita. Senza. Don Silvestro, ecco. Vado, meno male che la... No, mi ha detto la Perpetua che mi cercava. Sì, Don Silvestro, io ho un problema, sono venuta qua da lei. Sì. Perché veramente mi sento offesa. Di che cosa? Mi è stato regalato un pappagallo. È bellissimo, è una cosa bellissima. È bellissimo, vede quando parlo questo pappagallo. Pappagallo va a parlare, cioè se no non sarebbe un pappagallo, sarebbe una giraffa, sarebbe un dromedario, che significa? Maleducato, screanzato. Perché? Io l'ho messo in cucina sul trespolo. Me? Ogni volta che passo, Don Silvè, quello mi fa, magari muore, brutta vecchiaccia. Prima di una sola. Così? Sì. Cioè, vedi che certe volte, ecco, bisogna vedere anche questo pappagallo dove è cresciuto, l'abitudine che ha pigliato, cioè, magari muore, brutta vecchiaccia. Cioè, come più offensivo. È regolare, cioè, come si suol dire, il danno, è a sé il danno, insomma. Vabbè, voglio dire... Io sono venuto perché vuoi sapere che cosa vuoi fare... Proprio per evitare che alla fine, che devo fare al forno con le patate, pappagallo... Cioè, questa è una cosa che non si può neanche sentire, non è possibile, cioè che lì... Voglio dire, pappagallo palle, che, come che dici? Magari muore, brutto vecchiaccio, ma non lo posso neanche ricordare. Come tu sei fortunato, certe volte trovi la persona giusta al posto giusto, perché in fondo gli animali, come le persone, cioè... Ecco, perché facciamo le catechesi, no? Perché facciamo le catechesi? Per gli animali? No, voglio dire, facciamo per parlare con l'uomo, perché affinché ci sia questo scambio di vedute, anche con gli animali, affinché questo possa imparare, possa capire, possa fare, possa dire, che non domanda, come si capisce, è meglio che ci possa parlare col pappagallo. Cioè. Vabbè, ma che cosa vuol fare? No, che me ne sono... Non è che posso parlare con il pappagallo. Io, tu sei... Sei fortunata, perché io in sacrestia c'ho un pappagallo. Che culo! No, madonna, sai che sta così, per piacere. C'è un pappagallo pure lui parla. Vabbè, però sicuramente... Educato, che è cresciuto con noi, ha preso a noi, è cresciuto, ovviamente. Tu immagini che se stavo un costume per un pappagallo, potrebbe pure...
celebrano la messa, veramente una cosa. E questo è come un santo, veramente. Allora io ho pensato, se ti presto il pappagallo mio, lo metti a fianco a tuo e possono parlare, cioè sicuramente tutta l'educazione che c'è il mio la comunica. E dici che lo educa? Lo è, questo è un pappagallo, diciamo, come di un pappagallo, diciamo, parrocchiale. Cioè, no, mi sento un poco già meglio. Quindi sicuramente meglio. Insegnerà la buona educazione. Vabbè, ma questo pappagallo dove stiamo? Dove sta? Dove sta? In sacrestimo, te l'ho detto, lo prendo, lo metto a fianco a te, lo tiri una settimana, sicuramente, però sta sempre vicino devono stare. Così sì, il mio pappagallo può, diciamo, educare il tuo. Com'è che dice il tuo? Muori? Magari muori, brutta vecchiaccia. A me. Andiamo a prendere. Don Silvestro, proprio a lei stavo cercando. Mi hanno detto, sono andata a chiesa per restituire il pappagallo. Hanno detto, vai al molo che Don Silvestro sta là. E sto qua. E che stavate a fare al molo? E sto a fare i polipi che poi li devo portare in sacrestia. Così, il problema che c'avevo è quello, ce l'ho ancora. Non è possibile che io ti ho dato un pappagallo liturgico, che il pappagallo tu lo mettevi vicino al tuo e quello istruiva l'altro. Nulla da fare, nulla da fare. Non ha funzionato. Io ho fatto come ha detto lei, li ho messi vicino, un vicino all'altro. Sicuro? E ogni volta che passo vicino a quello mio, quello dice, magari muori brutta vecchiaccia. Non si può sentire? No. E il mio che dice? Ascolta, c'ho signore. Facciamolo al forno con le patate, sentite a me. Questa è un'altra cosa che non si può sentire. Andiamo a fare i posti.